benvenuti e ben ritornati su Florence International Radio e naturalmente al programma della Notte del Mistero della giovedì sera. Quest'oggi abbiamo una puntata veramente interessante e speciale perché abbiamo degli ospiti molto importanti. Ovviamente però gli ospiti consueti sono Vic White, lo dico bene, Emanuele Sant'Andrea, bravissimo, ovviamente bravissimo, Igor Patruno. Li ho detti tutti. Eccoci. Buonasera. A voi ragazzi, a voi. Buonasera e benvenuti. Ciao Daniele, ciao Riccardo, grazie. Ritorno alla conduzione della trasmissione dopo una settimana di sospensione per problemi legati a lavori che erano inevasi e che ho dovuto completare. So che non volevate fare i fatti miei, ma ci tenevo e quindi ve l'ho detto. Sono bentornati a tutti, bentornato Emanuele, bentornato Igor, Emanuele Sant'Andrea e Igor Patruno. Stasera non è con noi, cioè non è qui con noi Valerio Scrivo, ma per un motivo che ben presto andremo a svelare, quindi state collegati, non lasciate questo ascolto. Undicesima parte di Notte del Mistero dedicata al diritto di Via Poma, iniziata come una variante delle puntate dedicate al mostro di Firenze, nel mese di agosto. Questo caso ha catturato l'interesse di tutti e non solo dei nostri esperti, ma anche dei nostri ascoltatori, che hanno dimostrato sempre una grande attenzione a questo caso irrisolto e che noi ci siamo messi in testa, in modo anche, se vogliamo, come dicevano i greci, con una grande hubris, cioè la tracotanza, che però è quella dei buoni, la tracotanza dei buoni, di risolvere. E quindi siamo ancora qui con il nostro, quello che io chiamo il Dream Team, con Igor Patruno, che è, come dire, colui che su Via Poma ha consumato tutta la cancelleria della BIC possibile, scrivendo libri su libri, stampandoli e diffondendoli e traducendo, quindi portando al mondo la conoscenza di un delitto altrimenti per molti aspetti dimenticato. Delitto avvenuto il 7 agosto 1990 e che ha visto vittima Simonetta Gisavoni, una ragazza di 21 anni. Aveva 20 anni. Che si apprestava a vivere la stagione più bella della sua vita e che è stata troncata, recisa, come direbbe il buon Catullo, come un fiore reciso da un aratro. E quindi è un'immagine che noi vogliamo mantenere per ricordare questa ragazza che è morta ingiustamente, come tutte le morti ingiuste, dei delitti irrisolti e anche di quelli risolti. Questa puntata in particolare noi vorremmo però dedicarla anche ad una figura storica della Notte del Mistero che in questi giorni ha avuto qualche problema fisico, non legato al Covid, ma legato ad altre questioni che giunte in attese. E quindi io volevo proprio salutare da parte di tutti gli ospiti, da parte di tutta la chat che sta seguendo su YouTube, da parte di Daniele, di Riccardo, che assolutamente hanno lavorato tantissimo. Volevo salutare Angelo Marotta, che magari ci ascolta. Forse sì, forse no, non lo sappiamo. Ci ascolta però dal questa puntata dal suo è dedicata a lui, che ha avuto insomma un problema abbastanza grave. Certo. E io gli ho detto: ma ricordati che io faccio anche l'elettrotecnica, una valvola te la potrò dare io, cioè voglio dire. Ah, infatti la valvola famosa doveva chiederti consiglio, Daniele. Infatti, i pezzi di ricambio ce li abbiamo. Come sempre. Quindi noi salutiamo Angelo, gli facciamo un grande augurio di riprendersi più presto, ma sappiamo da fonti certe che si sta già riprendendo, e se è in ascolto lo salutiamo ancora più volentieri. Assolutamente, e se non è in ascolto gli auguriamo buon riposo per la sua notte. Noi quindi riprendiamo esattamente da dove siamo rimasti l'altra volta, sapendo che poi a un certo punto ci sarà un collegamento speciale con un nostro inviato. Non è difficile, sì, dimmi. Tecnicamente parlando, visto che l'abbiamo già annunciato, si chiama semplicemente un crossover. È un crossover, esatto, perché mischieremo la puntata su Via Poma con un anniversario molto importante che cade oggi, 22 ottobre 1981, ci fu il quarto delitto del mostro di Firenze attribuito al serial killer chiamato mostro di Firenze, avvenuto a Travalle di Calenzano il 21 ottobre 81, e le cui vittime furono Susanna Cambi e Stefano Baldi. Stasera
sulla piazzola dove si consumò questo atroce duplice omicidio ci sono appunto Valerio Scrivo, che è il nostro inviato, che è andato lì con un'altra figura storica che alla Notte del Mistero è venuta spesso e che verrà altre volte spesso con noi, con appunto Francis Trinipet che, e altri ospiti che ci parleranno di questo delitto e affronteremo con loro questo anniversario che è il 39esimo dall'uccisione dei due ragazzi. Questo è il crossover che quindi tiene insieme le varie anime della Notte del Mistero come si sono svolte negli ultimi tempi. E salutiamo anche tutta la chat live di YouTube che appunto si unisce al nostro saluto ad Angelo Marotta, quindi li ringraziamo e appunto li facciamo veramente gli auguri di pronta guarigione da parte di tutti noi. Ma certo, sicuramente, sicuramente. Detto questo, fatte queste dovute e, come dire, spontaneissime premesse, partiamo con la trattazione di Via Poma e volevo appunto parlare con Igor, visto che l'altra volta io non ero in conduzione, ma mi è stato riferito che eravate rimasti ad un certo punto ben preciso. Facciamo magari un piccolissimo, proprio brevissimo recap degli ultimi argomenti affrontati nell'ultima puntata e poi attacchiamo direttamente con gli argomenti di oggi. Bene, allora la volta scorsa abbiamo visto intanto delle foto abbastanza importanti, foto poco viste direi, a mio avviso forse, anzi certamente, gli avvocati che sono stati un po' i protagonisti, no, del processo del 2010 in primo grado a Ragnaro Busco, certamente non le avevano viste. E queste foto sono le foto di due sopralluoghi, due diversi sopralluoghi. Scusami, Igor, ma neanche gli avvocati le hanno viste? No. No. E il PM? Io spero che il PM le abbia viste. Tra l'altro non erano nel fascicolo. Ecco, diciamo, adesso non voglio entrare nei dettagli, ma ci è voluto moltissimo tempo per tirarle fuori, proprio perché non erano nel fascicolo ed erano in un altro, diciamo, contenitore, e questo ha creato evidentemente qualche problema. E comunque, per tornare invece a quello che abbiamo detto, quello che abbiamo fatto vedere, tra l'altro poi insomma nel mio blog ho anche pubblicato alcune di queste foto perché è giusto che vengano, diciamo che diventino in qualche modo, no, un patrimonio di tutti quelli che vogliono studiare il caso. È stata anche una richiesta molto, molto calda, mi pare di capire, Igor, che tu dessi pubblicamente notizie di quelle foto, mi pare. Quindi hai fatto bene. Sì. Secondo me hai fatto benissimo. Ecco, allora, diciamo che la prima parte, il primo blocco di foto, siamo finalmente entrati, con il primo blocco di foto siamo finalmente entrati dentro la stanza numero 4, ovvero la stanza dell'amministrazione, la stanza dove hanno lavorato Luigina Berrettini e Riccardo Sensi, almeno fino a che Riccardo Sensi è rimasto all'AIAC. Tra l'altro, questo lo dico perché è importante, no? Per chi segue il caso, Riccardo Sensi proprio nei mesi in cui Simonetta aveva iniziato a frequentare e quindi a lavorare due volte a settimana all'AIAG, aveva fatto un contratto con la segreteria del Comitato Regionale degli Ostelli, quindi il suo referente era Caracciolo di Sarno, per mettere a posto la contabilità del 1989. Quindi questo ci dà una duplice informazione, ovvero che comunque Riccardo Sensi in qualche modo ha continuato ad intrattenere un rapporto con
diciamo, la segreteria del comitato regionale degli Ostelli, e che in qualche modo l'AIAC aveva effettivamente dei problemi dal punto di vista amministrativo, perché il bilancio 1989 a metà del 1990 ancora non era stato chiuso. Quindi questo è un po' il quadro. Comunque, ecco, adesso appunto dietro Emanuele, no, si vede un armadio, soprattutto un armadio, e quell'armadio sta dentro, diciamo, un incavo nel quale c'è una porta, quindi la porta è interamente bloccata, e quella che si vede proprio alle spalle, ecco, adesso è uscito di scena, quello che si vede a sinistra è il computer, utilizzato da Simonetta Cesaroni. Quindi noi abbiamo capito attraverso queste immagini che dentro quella stanza non solo c'era un telefono, ce n'erano due, no? Mentre, perché dico questo? Perché se andiamo a vedere la relazione tecnica, quella firmata da Ciro Solimene, fotosegnalatore della, diciamo, della squadra scientifica, no? Del gruppo della scientifica, della squadra mobile di Roma, beh, lui non parla del telefono, ed anzi al processo, quando viene sentito, ecco, adesso stiamo proiettando un'immagine dove se voi fate caso a sinistra si vede il telefono, proprio una parte, certo, della cornetta del telefono. L'altro telefono stava sulla scrivania di Luigina Berrettini. Comunque, stavamo dicendo che al processo Ciro Solimene, quando Paolo Loria gli chiede: nella stanza numero 4 c'era un telefono? Lui risponde: no, non c'era un telefono. Nella stanza numero 4 c'era il computer dove lavorava la vittima, e poi riporta quello che ha scritto: in atto acceso. Allora, è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione quantomeno abbastanza ingarbugliata, perché il sopralluogo canonico, quello che viene fatto nella notte dell'8 agosto, nella notte tra il 7 e l'8 agosto, 7-8. Beh, pare che abbia saltato ben 3 telefoni, forse 4 se c'è un telefono anche nella stanza, se c'era un telefono anche nella stanza, diciamo, della Giusi Faustini, dove, che era la stanza, cioè Giusi Faustini si occupava appunto del tesseramento, no? E io voglio pensare, cioè mi viene da pensare, la logica fa pensare, no, che chi si occupa del tesseramento in qualche modo, no, un telefono ce lo avesse. Questo per far capire a chi ci sta ascoltando, perché è importante che venga capito, che a 30 anni dal delitto, no, noi solo oggi possiamo, no, essere sicuri di questo. E grazie cosa. A questo lavoro che, no, ho tentato di fare, certo, siamo in grado di capire che cosa c'era davvero nella stanza numero 4. Ma non solo. Abbiamo anche risolto un mistero, no? Il mistero era rappresentato da una definizione data da Luciano Menicocci. Ora, fin da subito, fin dai primi giorni, risulta evidente che nella stanza adiacente a quella che ancora stiamo vedendo, ecco, adesso è inquadrata la scrivania di Luigina Berrettini. Ecco, sì. Adesso siamo sull'oggetto del quale voglio parlarvi. Ebbene, noi sappiamo che nella stanza adiacente, ovvero nella stanza numero 3,
la stanza dove c'era, appunto, dove è stato rinvenuto il telefono con le tracce ematiche, dove è stata rinvenuta appoggiata su una sedia girevole una cinta da donna color carne che pare appartenesse appunto alla signora Maria Luisa Sibilia. Ebbene, fin da subito emerge che dentro quella stanza c'è qualcosa che è collegato al PC, no? Al terminale dove lavorava la vittima. Ebbene, ecco, adesso stiamo mostrando, prima abbiamo mostrato, diciamo, per intero l'oggetto, adesso stiamo mostrando ancora una foto della stanza numero 3, e a sinistra si nota, no, un oggetto piuttosto voluminoso che tra l'altro è poggiato su un bancalino. È poggiato su un bancalino perché è pesante e perché è anche difficoltoso spostarlo. Ebbene, si tratta di un gruppo di continuità. Ah. Allora, finalmente abbiamo chiarito un mistero. Il mistero era la definizione, nasceva dalla definizione che di quell'oggetto era stata data da Luciano Menicocci, e Luciano Menicocci lo aveva definito il cervellone. E allora questo naturalmente aveva fatto pensare che ci fosse qualcosa, no, legato al funzionamento del PC. Invece in realtà c'è un gruppo di continuità, cioè c'è qualcosa che serve ad impedire lo spegnimento e diciamo accidentale, ecco, in caso appunto di mancanza di corrente elettrica. E adesso voi appunto potete vederlo, è quell'oggetto, diciamo, di forma quadrata, e finalmente questa foto lo mostra. Questa foto però è stata fatta per un motivo molto preciso, cioè era stata fatta perché era stato segnalato proprio nel montante inferiore della finestra qualcosa che assomigliava appunto a una traccia ematica. E per fortuna, ecco che adesso il dettaglio vedremo, stiamo per vedere, vedremo il dettaglio, eccolo qui. È già arrivato. È già arrivato. Allora, però per fortuna che questa foto è stata fatta, è stata scattata, perché ha chiarito che cosa c'era dentro la stanza numero 3. Quindi abbiamo risolto questo mistero, abbiamo finalmente capito che nella stanza numero 4, invece, cioè nella stanza dell'amministrazione, c'erano due telefoni. Questo è importante, no? Perché sappiamo delle telefonate fatte dalla vittima. Allora, insomma, Ciro Solimene durante il processo, lo ripeto, dice che non c'era nessun telefono. Scusa, tu hai detto, Igor, tu hai detto quattro telefoni forse dimenticati, quindi due qui, uno nella stanza, se c'era, nella stanza di Giuseppe Faustini, e il quarto, quello dimenticato, e qual il è? Il quarto è nella stanza numero 3, perché nella relazione tecnica di sopralluogo viene indicato un solo telefono, quello con le tracce ematiche, mentre invece in questa immagine, potete vederlo bene, adesso, ecco, in fondo, a metà circa della, appunto, della foto, c'è un telefono. Esatto. C'è un telefono che è poggiato, sembra poggiato sulla scrivania, e di solito questo telefono, nell'altra foto si vedeva, stava, diciamo, su quel mobiletto di lato, no? Spostato poi. E adesso qui invece sembra spostato. Ecco, tutte queste cose naturalmente raccontano intanto una scena del crimine diversa da quella che molti avevano immaginato, avevamo immaginato, ma ci racconta anche
che di telefoni ce n'erano tanti. E allora il telefono, appunto, con le tracce ematiche, si può leggere anche in modo diverso, cioè non era, diciamo, l'altro telefono, perché dalla relazione di sopralluogo sembra che di telefoni ce ne fossero due dentro, appunto, la segreteria del comitato regionale, mentre invece non è così, non è così. Ecco, quindi chi è andato lì, chi ha usato questo telefono, ecco, adesso tra un attimo lo vedrete. Ok. Chi ha usato questo telefono, beh, insomma, ha fatto una scelta tra almeno sei apparecchi, cinque o sei apparecchi. Volevo chiedere una cosa molto qualcosa, no? Igor, volevo chiedere una cosa molto banale, probabilmente una domanda di una stupidità di cui mi scuso in partenza. Ma questi telefoni avevano il tasto da cui si poteva risalire all'ultima chiamata effettuata? Certamente. Ecco, guarda, posso darti una risposta veloce e secca, perché ho letto il manuale, e certamente si poteva, diciamo, richiamare la persona, l'ultimo numero. È stato fatto? Infatti, quello che volevo chiederti, qualcuno sa se questo dettaglio è stato tenuto in considerazione? Se l'hanno fatto, ce l'hanno tenuto nascosto. Infatti, cioè, è una cosa talmente logica, se, essendoci già la funzione. Boh, scusami. Perché insomma, nei documenti che io ho potuto visionare, insomma, non si parla di questo. Cioè, non ho trovato nulla a tal proposito, anzi. Ecco, dopo appunto aver terminato questa parte, no, che riguardava appunto ancora la sede della segreteria, abbiamo visto anche una foto del corridoio che adesso non faremo rivedere perché sì, certo, andiamo veloci. Proseguiamo. Diciamo, abbiamo seguito il sopralluogo che è stato fatto nelle diciamo nel sottoscala, se così lo possiamo chiamare, nel sottoscala. Amico, sì? Intervengo a dare noia. Mi pare che sull'armadio a fianco alla postazione di lavoro di Simonetta, la scientifica, in occasione del sopralluogo del 30 agosto, rilevi delle tracce ematiche, simili ematiche. Le vogliamo far vedere? Facciamone vedere una, perché credo che si possa vedere. Eccola qui. Eccola. Ecco, quello che posso dire relativamente a questa traccia che viene definita appunto verosimilmente ematica nella relazione tecnica che l'accompagna, è che non è stata nemmeno raccolta. In realtà viene raccolta la traccia più in basso, che è quella con il numero 5, e questa non viene... Non viene raccolta perché probabilmente forse era troppo esigua. Senti Igor, in questa stanza c'è anche un'altra traccia, anzi altre due tracce. In questa stanza c'è anche un'altra traccia che si trova, eccola, è quella indicata con il numero 1, che si trova praticamente tra le due scrivanie, nello spazio tra le due scrivanie, proprio sotto un... diciamo uno dei tre poster che Luigina Berrettini aveva acquistato e che aveva fatto incorniciare e aveva messo appunto appeso dietro la sua scrivania. Ecco, proprio sotto uno di questi poster, credo che sia quello Vivere il mare, erano della serie Vivere, no? Vivere la montagna, vivere la campagna, vivere il mare, sì, sì. Insomma, c'erano cose così. Esatto, proprio sotto Vivere il mare c'è una traccia, anche quella verosimilmente ematica. Un'altra traccia viene invece repertata nel corridoio antistante l'entrata della stanza numero 4, la stanza dell'amministrazione, la stanza della Berrettini.
Senti Igor, io faccio il pignolo. È vero che c'è anche un quadro sporco di sangue e che ha il telaio rotto sul retro come a voler nascondere un oggetto piatto? Sì, è uno dei tre diciamo poster che si vedono appesi, che effettivamente dietro aveva uno squarcio, no, nella carta che in qualche modo ricopriva l'incorniciatura, uno squarcio abbastanza ampio, e che su un montante della cornice presenta appunto una traccia che viene definita appunto verosimilmente ematica. Ecco, questo è il quadro in oggetto, cioè il poster in oggetto, là dove vedete il numero 3, cioè a sinistra, là è stata individuata, diciamo, questa traccia che viene definita appunto verosimilmente ematica, e forse riusciamo a vedere anche, adesso questo ce lo dirà fra breve Valerio, riusciamo a vedere anche sia lo squarcio dietro. Ecco, questa è, eccola, si vede ora. Sì, in mezzo, sì, c'è una freccia che la indica. E comunque, questo invece è lo squarcio che c'è dietro. Esatto. Che c'è dietro al quadro. Lo squarcio... Il quadro è sporco, mi sembra. Sì, e il quadro è sporco. Però ecco, da tutto questo sembra che non sia venuto fuori nulla. Tra l'altro, alcune di queste tracce non sono state analizzate perché erano frammiste all'intonaco. Ecco, oggi per esempio forse sarebbe, diciamo, possibile, certo. Forse, no? Sarebbe possibile capire se nel corridoio c'era effettivamente una traccia ematica, forse potrebbe raccontarci una storia particolare, certo, un fotogramma di una storia diversa da quella che abbiamo immaginato. Eh sì, indubbiamente. Comunque credo che sia importante che chi ha seguito il caso, chi lo sta studiando, no? Perché sappiamo che ci sono dei gruppi che da tempo, sia su Facebook ma anche sul forum storico e anche su un altro forum fatto appunto da gestito, no? Di cui owner è Luca Dato, insomma ci sono dei momenti di studio e di approfondimento, in particolare sul forum storico ci sono questi momenti di approfondimento anche molto, diciamo, fatti da personaggi, da utenti, chiamiamoli come vengono chiamati appunto, sì. Forum, no? Gli utenti del forum, da utenti che hanno delle competenze notevoli e che sono in grado appunto di ragionare. Ecco, c'è un lavoro collettivo, ecco, quando viene fatto un lavoro collettivo, diciamo, poi vengono fuori anche cose importanti, ed era secondo me necessario che questi gruppi di lavoro, ma anche gli appassionati, avessero la possibilità di visionare le foto. Volevo fare un'osservazione legata a questi tre poster, cioè nello squallore complessivo di un ufficio come quello che abbiamo visto, queste poster erano, come dire, un'oasi che la Berrettini teneva, ma anche in queste poster c'è l'idea di quello che è successo, cioè questo squarcio. Cioè è significativo come anche l'unica oasi di bellezza, il tentativo di, come dire, illudersi, no? Vivere il mare, vivere la montagna, contengono anche questi lo sfregio di quello che è capitato, come se tutto l'ufficio vivesse di questa... di profanato, no? in questo modo brutale. È molto interessante quello che hai detto, Vic, mi piace molto.
adesso noi dobbiamo capire, no, la storia, per esempio, di quello squarcio, non siamo riusciti a capirla. Così come dobbiamo capire se effettivamente dentro l'appartamento ci fosse ancora, cioè ci fossero altre tracce non repertate o repertate, ma appunto non risultate positive, no? Non risultate sangue umano, oppure nell'impossibilità addirittura di essere definite. Ecco, questo è un altro aspetto importante che deve essere sottolineato. Quindi noi non sappiamo se nel corridoio c'era effettivamente una traccia ematica. Noi sappiamo che viene ritrovata una traccia verosimilmente ematica e i laboratori dell'epoca non riescono a definire che tipo di sostanza compone questa traccia, nel caso specifico perché appunto c'è una commistione tra la sostanza che è stata raccolta e l'intonaco. Ecco, poi nella seconda parte della puntata siamo scesi appunto, come dicevo, nel sottosuolo, e lì viene fatta una scoperta incredibile. Ovvero, è come se qualcuno avesse, adesso per chi sta seguendo su YouTube, stiamo vedendo il corridoio dell'appartamento. Ecco, adesso invece, ci spostiamo. Un attimo, si vedrà. Ecco, ci spostiamo nel sottosuolo della palazzina B. Quella porta che vedete in fondo è l'accesso alle cantine. Da lì, percorrendo verso sinistra, terminate le cantine, c'è una porta che immette ad un corridoio e il corridoio raggiunge il sottosuolo della palazzina F. Ecco, quindi questo va tenuto bene a mente. E questa è la porta di accesso alle cantine che, come è possibile vedere, praticamente è aperta. È aperta, infatti. No, perché non c'è una serratura che la chiude, cioè non c'è un pezzo della serratura, una parte della serratura manca. Ecco, questa è invece... Adesso, fra breve, chi segue su YouTube la vedrà, un'immagine molto importante. Lì c'è una freccia che indica appunto una traccia verosimilmente ematica, ma la traccia più importante si trova più in alto. Si trova a 265, adesso non ricordo bene, di altezza, centimetri di altezza, 235 centimetri di altezza, ed è praticamente ad un passo da una griglia metallica che protegge la base della tromba dell'ascensore. Ma la cosa più interessante che queste foto mostrano è l'interno. Ecco, adesso, per chi ci segue su YouTube in questo momento, ecco, si vede la griglia di protezione e la traccia è proprio sotto, la vedremo, cioè proprio sotto, proprio di lato, insomma, no? La vedremo tra breve. C'è la freccia che la indica, poi la vedremo. Quella è quella più in basso. Ah, è l'altra, ho capito. Quella è l'altra. Ecco. Eccola qui. E qui, sai, molto è evidente. Difficile, no? È molto difficile dire che quello non è sangue. Quello è sangue. Quello è sangue e le analisi, le perizie, dimostreranno che è sangue. Poi Emanuele ci dirà magari che tipo, o magari ce lo può dire subito, che tipo di sangue è. Umano.
Ok, è stato analizzato, è stato fatto di più, oltre che dire che sangue umano, oppure ci si è fermati alla constatazione così primitiva che si tratti di sangue umano? Apparentemente sangue di tipo B, di gruppo B. Ecco, e questo è un elemento importante, no? Perché in un omicidio di questo tipo, in un omicidio dove c'è tanto sangue purtroppo, no? Una traccia così, beh, insomma, non può essere passata, no? Diciamo, deve essere come minimo analizzata, bisogna spiegarla, bisogna capirla, bisogna vedere se ha una connessione col delitto oppure no, ecco. Certo, assolutamente. Ma l'altro aspetto, l'aspetto davvero strano, no? È che dentro, diciamo, il piano della tromba dell'ascensore, sì, c'è una traccia come se un oggetto però di stoffa pesante, non particolarmente pesante, però insomma tale da lasciare appunto una striatura, no? Mm. una striscia in un pavimento che è appunto quadrato alla forma della tromba, ecco, adesso si vede bene. Tra un attimo la vedrete su YouTube, eccola qua. Ecco, quella davanti, diciamo il cartello dove c'è scritto A, è una striatura. Esatto. Striatura che è stata lasciata sulla polvere, perché il pavimento, appunto dove c'è il gancio dell'ascensore, il gancio dei cavi dell'ascensore, il pavimento è polveroso, sporco. E quindi è come se qualcosa fosse stato recuperato da quella griglia che avete visto e fosse stato, diciamo, portato via, no? Ma come c'è arrivato lì questo qualcosa? Forse è arrivato perché la griglia di protezione ha delle aperture, no? Ecco, si vede, sì, 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 vede sì, meglio, sì. Qui cioè consente insomma in qualche modo di infilare qualcosa e di lasciarlo cadere dentro la tromba, no? Dove l'ascensore sale e scende. E qui invece vediamo l'interruttore di sicurezza dell'ascensore e anche qui viene repertata una traccia verosimilmente ematica. Posso farti una domanda, Igor? Sì, certo. Certo, Manuele, vai. Questo interruttore si trova al terzo piano, questo specifico interruttore? Sì. Te l'ho chiesto perché la strisciatura è esattamente sotto all'area aperta della griglia dell'ascensore che si trova esattamente sopra, esatto, a questo interruttore. Esatto. Se mostri la prima foto, forse riusciamo a vedere qual è la parte della griglia, perché ti ricordi che la volta scorsa c'erano state delle telefonate, ci avevano chiesto, no? Ma com'è possibile se la griglia è chiusa, no? Invece c'è una parte della griglia che è un po' più bassa e da lì magari si può, come dire, gettare qualcosa. Certo, fa passare, certo. E si guarda vede. Caso questo qualcosa si trova esattamente sotto, cioè perpendicolare, cioè diciamo quella striatura si trova sotto questa parte della griglia di protezione. Scusate ragazzi, vi rubo un secondo. Abbiamo una telefonata che però non riguarda Via Poma ma il mostro di Firenze, perché questo è un ascoltatore che ha visto che faremo a breve il crossover. Pertanto io la manderei in onda, sentiamo cosa ha da dirci. Chiama da Calenzano questo signore. Va bene? Va bene, d'accordo. Pronto? Sì. Buonasera. Prego. Buonasera. Prego. Buonasera. Buonasera. Sì, dicevo, io avevo 13 anni nel 1980 e andavo spesso a pescare alle Bartoline, dove è successo il delitto del mostro. Quanto tempo? Perché la storia è un po' lunga. Ho visto tre volte. Qualche minuto, un paio di minuti avremmo.
Nel caso io ho il suo numero. Nel caso, ok. Allora cerco di velocizzare. Ascolta, dimmi solo come ti chiami, perché se vuoi dirlo, perché così ti chiamiamo per nome. No, meglio di no. Non vuoi dirlo, va bene, perfetto. Ok. Andavo a pescare in bicicletta e un giorno arrivai lì, c'era Pacciani e un altro signore, e poi ho scoperto ora giugno chi era e chi non era, perché l'ho visto al processo. Prima non potevo parlare perché quest'altra persona sapevo di un Faggi, però pensavo a un custode di campo sportivo lì di Calenzano, dove io anche io giocavo in Calenzano, quindi dicevo è vecchio, non può essere. E poi pensavo era andato come testimone, in realtà, va bene, dopo ho visto che c'era un processo, nel processo a questa persona. Quindi niente, io arrivo lì in bicicletta per andare a pescare, c'era Pacciani tutto arrabbiato perché ci avevano due orti accanto, loro sul muro che poi c'è la strada, quella che porta a Travalde. Hai detto che era 1980? Hai detto che era l'80? Quando sì, sì, questo? 80, e poi l'ho rivisto anche al bar del Mulino nell'82. Perfetto. E quindi ci parlai un'altra volta, perché in quel momento che io passavo in bicicletta lui urlava, mi misi a pescare, un silenzio, cioè quando uno va a pescare vuole silenzio, non è che, questo urlava, sicché la voce, l'ho riconosciuto dalla voce nei processi. Urlava e diceva che insomma dei ragazzacci gli avevano buttato giù il muro e lui era lì a levare i ciottoli e urlava di continuo che andavano a fare quelle cosacce e tutto il resto. Niente, non c'era verso pescare. Poi vidi oltre la diga dove era a pescare un movimento fra di cespugli, fra la macchia c'erano dei movimenti e quindi dissi qui sono, per fortuna c'è questi due uomini, però insomma sono lì in mezzo, non c'era verso pescare, veni via. Quando passati lì in bicicletta gli dissi che c'era un maniaco, perché c'era un uomo che già avevo visto l'anno prima nudo che si affacciava. Quindi lui appena mi sentì che dice c'era un maniaco, mi dice ma maiala sento qua via, e mi lanciò un sasso gigantesco sulla ruota della bicicletta. Io scappai, però mi andò via la catena dalla bicicletta, quindi rimasi lì a rimontare la catena. Lui si avvicinò e mi disse non ci dovevo tornare più, e io dice ma la marina leggi tutti, mia tua, comunque andò via. E vidi questa persona, infatti, che era un po' scocciato perché cioè si era messo a tu per tu con ragazzi, prima di tutto un ragazzino di 13 anni. E poi se la riconoscevo, infatti io l'avevo visto diverse volte a giro per la marina. Niente, ci ritornai a settembre, questo successe agosto. Ricordiamo che il torrente Marina è quello che appunto scorre accanto al campo delle Bartoline, dove furono uccisi Susanna Cambi e Stefano Baldi. Sì, avevano l'orto a 400 metri. Quando ci ritornai con il mio cognato, perché mi facevo vedere la Marina per andare a pescare, c'erano un'altra volta Pacciani su questa pila di sassi, non li aveva levati. Bene, era settembre, l'orto non l'aveva fatto. Mentre quello di Faggi era insomma un po' di piante di pomodoro, perlomeno c'erano, ma in quello lì lui era sopra la pila di sassi e gli Faggi era oltre nella strada a tagliare i rami di un sambuco. Praticamente si facevano spazio per controllare poi le macchine se sarebbero parcheggiate e appartate. Cioè questa è la mia deduzione, perché quei rami di sambu non c'era bisogno di tagliare. Poi c'era anche le more, io mi fermavo sempre a mangiare le more lì, e mi fece anche un torto, no? Niente, poi lo rividi nell'82 al bar di Mulino, era a giocare a carte con
il Vanni e altri due. Ora io mi sono sforzato tante volte chi erano quegli altri due a giocare a carte e non riesco a ricordarmelo. Comunque non ha importanza, comunque c'era il Vanni. Poi arrivò, quando avevano finito di giocare a carte, due si alzarono e andarono a pagare ai bar, e io ne approfittai per dirgli: ha visto che alla fine poi il maniaco ha colpito lì alle batterine perché c'è stato un delitto? E lui mi disse: senti, quello non lo beccheranno mai. E poi ti ha fatto bene, perché a andare a fare quelle cosacce voi ragazzi è meglio che un buccio andare. Quelle cose sconce. Quindi ha interloquito con lui. Processo, sei riuscito a interloquire parole con lui direttamente? Come? Sei riuscito a interloquire con lui, cioè a parlare con lui? Sì, sì. Ci ho parlato perché io pensavo era una persona di Arenzano, avevo 13 anni, pensavo che era un contadino che c'aveva, cioè un pensionato che c'aveva l'orto. E quindi tu l'hai fatto nell'innocenza dei tuoi 13 anni, diciamo? Come? Nell'innocenza dei tuoi 13 anni. Sì, nell'innocenza dei miei 13 anni io pensavo che era una persona di Arenzano, un pensionato che abitava lì vicino, di solito o via delle Bartoline o lì a Travalle, che c'aveva l'orto lì perché c'era il fiume lì vicino per annaffiare, capisci? Allora avevano quattro orti, due, gli ultimi due erano i loro. Ora un giorno, se potessi andare con qualcuno, con Perugini, perché volevo dire, Canessa e Perugini c'erano andati molto vicini, ok? Poi ci sono le storie, era uno come Jack lo squartatore, insomma uno con intelligenza, uno sopraffino, tutti il resto, cioè cose, anch'io sinceramente pensavo a un chirurgo, no? Avevo fatto tutti i ritagli di giornale quando è successo e tutto il resto. E dicevo, non può essere che un contadino, però non l'avevo mai sentito parlare. Ecco, ora, siccome ci sono state persone a testimoniare a favore del Facci, praticamente, cioè sono stati chiamati come testimoni, però non ne sapevano niente queste persone, perché io mi sono guardato tutti i processi e gli interrogatori di Canessa nei suoi confronti. Loro cercavano praticamente il Faggi, lo imputavano di aver avuto una macchina, un'Alfa 33 rossa. Ora, il suo vicino di casa, che non fu il nome, chiaramente praticava le Bartoline, perché questo ne sono sicuro, insieme a altri tre e due donne erano sempre in marina. Non è possibile che non li abbiano visti, come li ho visti io e hanno visto altre persone di Arenzano, solo che non hanno mai parlato. Non sapevo i nomi, non potevo mia. Cioè, quando venne l'ispettore Rosella, o chi era PM all'epoca, non lo so, insomma, venne uno che lo sceneggiato è uguale identico a Rosella, e forse Vigna, perché nell'82 era più giovane, non aveva capelli bianchi. Io gli dissi: guardate che alle Bartoline ci sono i maniaci, perché ho avuto esperienze quando avevo 12 anni e anche quando ce ne avevo 13, perché io andavo sempre a pescare là, quindi se non era oggi, era domani, mi abitava un guardone, un maniaco, un pedofilo, cioè ce n'erano tanti. Addirittura dei ragazzi buttarono la macchina a un finocchio di Firenze, una 126 rossa, dentro la marina, gliela buttarono direttamente dentro la marina, perché... Cioè, quindi quello è un luogo, insomma, dove succedevano queste cose. Ascoltatore, ascolta, noi ti ringraziamo molto per quello che ci hai detto. Noi ovviamente adesso facciamo tesoro. Sì. Riferiremo magari ai nostri esperti che sono lì alle Bartoline stasera, il contenuto della tua, insomma, i capi, il contenuto della tua telefonata. E grazie per aver chiamato. L'avvocato Massandrea mi può chiamare, gli ho lasciato il numero di telefono anche a lui. Se mi vuoi chiamare domani la chiamo sicuramente, oggi non sono riuscito perché è lunga, ci posso scrivere un libro sopra. Va bene, poi... ho tante domande da farle. Va bene, okay. Ci sentiamo in altre forme. Grazie mille ancora. Ok, se mi chiamate mi fate un favore, perché io ho 55 anni,
tra poco muoio e voglio levarmi questo peso. Ma no, che no. Va bene, okay. D'accordo. Grazie. Arrivederci. La ringrazio. Grazie mille. Ci vediamo domani. Grazie mille. Buonasera. Perché le informazioni di servizio che lasciamo sono. Sapremo che domani Sant'Andrea chiamerà l'ascoltatore misterioso. Ma chissà. E magari già stanotte. Scusaci, Igor, scusaci tanto. No, perché no, ma è stata comunque una testimonianza molto interessante perché. Come sì. L'ascoltatore ha detto, poi alla fine ci troviamo sempre di fronte a questa, diciamo, reticenza. No? Eh sì, qualcuno che non parla, qualcuno che vede. Ecco, è incredibile che noi dobbiamo ascoltare dopo 39 anni? Sì, 39. Dopo 39 anni la testimonianza di un ragazzo di 13 anni, che 39 anni fa appunto aveva 13 anni, no? E magari non abbiamo invece testimonianze di altri soggetti che probabilmente sapevano, hanno visto, no? Probabilmente le stesse cose. Ecco, nel delitto di Via Poma accade qualcosa del genere. Eh sì, di fatto sì. Nel senso sì. Che c'è una reticenza di fondo per cui è triste dirlo, no? Ma in qualche modo gli unici che hanno raccontato qualcosa, dal mio punto di vista naturalmente, oltre ai poliziotti che sono entrati lì dentro, no? Sono alcuni degli amici della vittima e dell'ex fidanzato, degli amici e delle amiche. Dopodiché tutto il resto, secondo me, no, ha dei contenuti di non verità, diversamente, diciamo, alti o bassi, no? Però certo. C'è. E chiedo Venia, io vi devo interrompere ancora perché pare che tutto il mondo sia a Calenzano questa tutto sera. Tutto il mondo a Calenzano, infatti. E quindi arrivano delle vibrazioni. Delle testimonianze chiare di fatto che sono pronti, quindi. Perché sì, con Calenzano. Sì. Quindi, allora, colleghiamoci pure con Calenzano da Travalle. Vediamo se riusciamo a metterli in onda. Vediamo se abbiamo fortuna, sentiamo com'è il tempo. Esatto. Pronto? Buonasera. No, ci sono già? Io non... No, Vic, ti dico ora, forse, bene, più o meno, pian piano. Qualcuno arriva, vedo qualcuno storto ma presente. Bene. Ecco. Vai Vic, a te. Alessio, no. Alessio Caccia, buonasera. No, buonasera. Alessio Caccia è uno dei nostri esperti presenti a Calenzano questa sera, a Travalle. Anche se lo vediamo in una posizione, dovrebbe girare il telefono probabilmente, ma non importa. Eccolo, perfetto. In tutto il suo splendore. Era la nostra indicazione di metterlo in quell'altro pezzo. Perché... E in secondo, in secondo piano, vediamo, ma non last but not least, vediamo Francis Trinipet, ben coperto, ma perfettamente riconoscibile. E quello con il cappello da minatore chi è? È Salvatore Vinci? Sì. Secondo me è un tinti qualunque. No. Allora, se si può non picchiare la luce direttamente in camera, perché altrimenti non vi vediamo, eh? Esatto. Che cavolo, non sono io. Voglio le luci da davanti. Ah, ok. Oh, ho capito, fantastico. Non è tinti, ho capito chi è. Abbiamo capito tutti chi è. Va bene. Buonasera, come funziona lì? C'è anche Matteo Binattieri, mi pare di vedere, giusto? Il professor Scrivo c'è? Il professor Scrivo è sulla destra, la star, Emanuele, è comparsa per ultima, stava ben nascosta, doveva comparire dopo. Ricordatevi sempre le mascherine. Guarda Alessio che esegue immediatamente. Bene, c'è una varia umanità, c'è anche Luca Scuffio tra noi. Ciao ragazzi. Ritiro sulla mascherina su perché mi risparmio questo orrore di buonasera a tutti. Buonasera. Non, mi fate, non, c'è? Non mi fate arrabbiare l'Iracondo, mi raccomando. Ciao Luca, c'è Beatrice. No, Beatrice, buonasera. Buonasera. Con noi. Buonasera. Teniamo l'inquadratura su lei allora.
Bianca. Cacia. È qua, è qua. Saluto a tutti, ciao. Buona si vede? Si vede, c'è anche, c'è anche Cascia, Cascia e poi con Matteo, appunto. Buonasera. Ah, l'auto rossa ha il cofano nero? È un Alfa 33? No. Un'auto nera, sì. Nera, nera, scura. Sì, no, quella rossa è quella nera, del, nera. Dell'identikit, sì, sì. Quella delle vittime ne abbiamo presa una nera, non è una Golf, mannaggia. Sì. Sì, vedi, sentite? No, no. Sì, sì, qualcosa sentiamo, ma in modo abbastanza come dire frammentario, ma tra poco riusciamo a sentirvi meglio, immagino. Se qualcuno si avvicina, ecco, qualcuno si fa intervistare, così facciamo una piccola intervista, vediamo un po' cosa succede. Alessio, ecco. Alessio e Valerio. Alessio, Alessio. Ok, io e Valerio. Io e Alessio, caccia. Poi comunque vogliamo fare qualcosa. Luca, sì, Vic, Vic lo, lo sa, Emanuele lo sa. Allora, Alessio Caccia... Allora, è un mostrologo in erba, ma come dire consumato quasi, direi che si è consumato completamente nella scrittura di un libro che ha pubblicato. Si è consumato non con l'erba, però non con l'erba, non con l'erba, però ha scritto un libro che è stato anche pubblicitato, che io possiedo e io mi vanto di possedere, che si chiama Il rosso oltre il verde, giusto Alessio? E che quindi su Calenzano, tra l'altro, contiene delle perle, delle vere e proprie perle che appunto che ho letto e che apprezzo particolarmente. Poi con noi Valerio Scrivo, ecco dov'è finito, anziché essere qui in studio, comunque da casa, lì sulla cioè, piazzale di Calenzano, e poi nella varia umanità c'è Francis Trinipet che dietro alle sue caccia presto comparirà, e è qua con noi anche lui, Francis Trinipet che si sta occupando, dimmi se sbaglio, della prossima fatica cinematografica dedicata proprio al diritto di Travalle in occasione del 40° anniversario che sarà il 22 ottobre del 2021. E, benissimo. Allora, cosa avete dateci qualche informazione, cosa avete fatto stasera? Diceci la vostra serata lì a Travalle, in cosa è consistita finora, cosa avete combinato, cosa avete scoperto di nuovo, è passato, avete visto qualcosa di particolare, avete notato dettagli che magari trascurati in altri sopralluoghi, così, parliamo un po' di questo vostro momento a Calenzano. Il momento non è un bel momento per la vita, che se pensiamo che 39 anni fa qui c'è stato un duplice omicidio, no, certo. Certo. Noi siamo per fare questa ricorsa, è stato un caso però, che ci troviamo proprio il 22, che era un giovedì. Era un giovedì anche 39 anni fa, sì. Anzi, mai possiamo far vedere qui. Sì, si vede. Sì, questo è un luogo in cui è rimasta testimonianza. Stefano si e Susanna. Può mandare la loro... Chiedo a Daniele se si può mandare la camera che abbiamo in esterna su Calenzano a tutto schermo per i nostri video e tele e spettatori. Ci provo, ma mi sa di no. Aspetta, proviamo un po' ad allargare, ma no, non si può fare, ahimè, perché fa parte del quadrettino della Yamaha generale. Però se noi togliamo, se io ad esempio tolgo il mio... No, rimane il simbolo tuo nel mezzo, ma non sparisci. Ecco, hai chiuso? Emanuele? Ho tolto il video. Ha chiuso il video. Provate a togliere il video tutti e poi l'ho riattivato, ovviamente. Vediamo cosa succede. E poi chiederei ad Alessio Caccia se può bloccare la rotazione della camera dello smartphone in maniera tale che lui lo tiene orizzontale e la camera rimane orizzontale. la radio verità è sempre bella. Ci dovrebbe essere un tasto che blocca la rotazione della camera. Ok. C'è cioè un tutorial in diretta, Alessio, non lo sapevi? Però hai abbuiato il LED frontale, sei al buio ora, Alessio. Ma no, ecco, è che non mi hanno più illuminato. Ti avevano abbuiato, ok. Comunque ora si vede molto... Igor, puoi spegnere anche il tuo video così mandiamo a tutto campo Travalle e si vede più grande? Sì, sì, non l'avevo sentito. Ecco, grazie Igor, grazie mille. Vai Vic.
Quindi siamo qui, siete lì per questa ricorrenza triste e casualmente, come diceva Valerio, di giovedì. E cosa avete fatto? Avete naturalmente tributato il ricordo dovuto a Stefano e Susanna. E, però ho notato che avete formato un bel, cioè un gruppo nutrito, molto nutrito. C'è sempre una grande attenzione, oltre alle ricorrenze, anche alla frequentazione, al sopralluogo di questi luoghi. Questo è il cippo commemorativo che è rimasto, che è intatto, del delitto dell'81, mentre invece ricordiamo che recentemente la nuova lapide posata agli Scopeti, per iniziativa in particolare di Francesco Rappelletti, è stata, come dire, un po' è stata violata, è stata staccata dalla sede nella quale è stata messa. Quindi questo è un gesto che negli ultimi giorni ha suscitato un grande dibattito nell'ambito mostrologico, cercando di capire cosa sia successo. Quindi invece questo concetto commemorativo, che esiste da sempre, è lì a perenne ricordo di quello che avvenne quella notte. Volevo far parlare gli ospiti, chi è lì, però tanto potete immaginare di tenere una specie di diretta, come se fosse appunto un intervento proprio specifico legato a questo momento. Può parlare chi vuole. Posso fare 5 domande a giro, una per ciascuno? 5 domande, va bene, Emanuele. Allora, ad Alessio Caccia vorrei chiedere: il suo mostro, quello di cui lui parla nel suo libro Il rosso oltre il verde, di che colore aveva i capelli? Il problema è che se rispondo poi si capiscono troppe cose. Ho capito, erano verdi. Un colore non troppo diffuso. Blu. Ho capito. E diciamo, vorrei chiedere... Non tipicamente mediterraneo, non era una persona fisicamente stile mediterraneo, quello posso dire. Tipo un bengalese? No, al contrario. Ho capito. Invece a Martini, glielo sento ridere, volevo chiedere se allora ha imparato a pilotare bene i droni. Dov'è Fabio? Sì, eccomi. Fabio Martini, eccolo, buonasera Fabio. Stanno venendo dei video pazzeschi. Che grande. Ah, fai anche quelli in picchiata? Sì. Uno sì. Perché esatto. Noi lo sappiamo, ma magari i nostri ascoltatori no, che ultimamente i tuoi girati da drone sono quelli che poi Francis utilizza per i suoi video. Sì, esatto, sì. Dici, infatti sono co-regista. Quindi sei bravo. Co-regista. Hai cambiato status, sei diventato ufficialmente co-regista, fantastico. E invece a Valerio Scrivo volevo chiedere se, dopo aver visto Calenzano, egli ritiene ancora che il serial killer, cosiddetto mostro di Firenze, sia un serial killer solitario. Certo. Certo. Cosa te lo fa pensare? No, bene. Dovremmo fare trasmissioni su trasmissioni. Certo, naturalmente. Una frase, un pensiero così complesso. Certo. Non è perché ci sono molte persone qui. Perché per chi segue questa storia, ora forse i radioascoltatori sono magari più orientati sul delitto di Via Po, ma forse conoscono poco il mostro di Firenze. Non so quanti di loro conoscono bene anche questo. Però per chi segue questa vicenda, ci sono dei luoghi che ormai sono diventati sacri. Questo per me è un luogo sacro. Quindi anche, per esempio, io mi sono ritrovato a mangiare per caso, non sapevo, ci sono capitato per caso lì al ristorante dell'ex Bardazzi. Anche se io non credo che la coppia era lì nell'84, però io mi sono sentito in qualche modo, come dire, in un luogo che anche quello è diventato un luogo sacro, perché se noi passiamo di là, è quello è un luogo che fa parte della vicenda in un modo o nell'altro. Quindi se siamo qui, siamo qui per onorare questi poveri ragazzi, perché Giuseppe Cesaroni da 30 anni non ha un colpevole. Questi ragazzi da 39 anni non hanno. Oh, certo. 39 anni. Certo.
Volevo poi fare una domanda a Beatrice Lolli, che è una delle pochissime ragazze che si occupa della storia del mostro, e volevo chiederle... Ciao Beatrice. Ciao. Ma secondo lei il mostro di Firenze era... Scusami? Ho detto mi occupo, è un parolone, mi interesso. E certo, è un po' come tutti, no? Ma tu che sei donna, in questa storia del mostro di Firenze, hai visto la storia di una persona che odia le donne o di una persona che in fondo le donne le ama tutte, le vorrebbe tutte possedere, anche se solo a suo modo? Ma magari le vorrebbe possedere non può, per qualche motivo. Io escluderei il tema dell'amore, lo escluderei. Cioè io non direi che ama le donne ama, virgolette, nel senso magari ne ha tratto, però non può, per qualche motivo non può interagire con loro in modo normale, ecco, quindi un po' represso in un certo senso può essere. No, certo. E infine ultima domanda per Francis. Senti Francis, ma alla fine questo signore che se ne fa dei feticci? Ne parlavo proprio con Valerio anni fa, la destinazione del feticcio, lo consuma o non lo consuma? Cioè nella fantasia si immagina uno o le preserva, dici, sotto formalina, colleziona questi, oppure le consuma, le mangia, oppure ci eiacula sopra. Purtroppo io non ho una risposta per il potenziale uso, se fosse un uso collezionistico o un puro spregio terroristico. Nella finzione fumettistica di Di Bernardo dà un'interpretazione che suggerisce quanto forse il mostro potesse non essere interessato al collezionismo. Mostra Dante Grigori che dà in pasto al cane il feticcio di Susanna Cambi. Quella ovviamente è un'interpretazione coperta dalla finzione narrativa, ma appunto che suggerisce, come molte altre parti di quel lavoro, degli scorci potenziali. Quindi non ne ho idea, Emanuele, non saprei. Tu ci penso da 30 anni, proprio il feticcio in sé poi è l'elemento che ha reso il mostro tale. Sì, non saprei proprio, forse ci continuo a pensare. Francis, Emanuele? Sì. Certo. Allora, intanto dirvi che Francis qui mi fa l'onore di dare la voce a Susanna, cosa che fa piacerissimo. Le lo dicevo che lo dovevo dire, perché, ecco, volevo dire che la Beatrice interpreterà Susanna. Ma che nel prossimo film? E volevo mandare un saluto al gruppo Criminal Profile, un bacio grande a tutti, che so che ci stanno seguendo. Francis, ho una domanda io per te. Questo che nell'economia c'è dei delitti attribuiti al mostro di Firenze, quindi con la storia che noi seguiamo da tanto tempo, che delitto è, in sintesi? Che cosa significa nell'economia di queste serie omicidiarie questo duplice omicidio? Beh, al di là del fatto che ognuno può avere la sua risposta, credo che concordiamo da tutti gli orientamenti nel riconoscerlo come il delitto in cui viene uccisa l'ultima coppia che non è conscia del pericolo del mostro di Firenze. Viene uccisa l'ultima coppia, Stefano e Susanna, che non conosce il mostro di Firenze. E quindi è il punto di svolta, perché il mostro, che esiste o non esiste, da questo delitto in poi il mostro esiste nella percezione collettiva e diventa quello di cui ci occupiamo noi oggi, cioè l'interpretazione di un mistero criminale che dura da sempre. E quindi questo è l'abbiamo già detto per altri delitti, ma ci ripetiamo che questo è veramente il certificato di nascita del mostro di Firenze nella percezione collettiva. Certo. E Valerio, ha un significato che questo delitto avvenga così tardi? Cioè questo è il delitto che avviene più tardi, che come si spiega rispetto all'altro delitto dell'81? Cioè che spiegazione hai dato tu a questa... Nella stagione, che ottobre, è il limite stagionale. La stagione, sì. Guarda, io ho fatto proprio il profilo temporale del mostro e questa è un'eccezione nel profilo temporale. Io leggo il delitto del mostro del 22 ottobre di 39 anni fa al fatto che quel giovedì c'era uno sciopero generale, ma questo l'avevano pensato già gli inquirenti all'epoca, e che lo penso io e basta. Per cui può darsi che lui non dovesse lavorare quel giorno, e forse non doveva lavorare neanche il giorno dopo. Per cui è stata un'occasione, ma è stato solo perché, sai, i predatori sessuali, se possono, colgono l'occasione. Questa è stata un'occasione temporale, non spaziale. L'occasione spaziale per me l'ha avuta a Vicchio nell'84.
questa è stata un'occasione temporale. Parlarsi che lui non solo non andava a lavorare, ma forse è rimasto solo in casa. Per cui compie questo delitto che tutto sommato è stato un errore per lui, perché avrebbe lasciato anche delle impronte. Però lui lo fa, è libero, non c'è nessuno, forse sta 3 giorni solo a casa sua e ne approfitta, e lo fa. Non si allontana molto dal territorio, perché, ripeto, da un punto di vista del territorio, lui rimane nel proprio territorio. L'eccezione geograficamente per me rimane è Baccaia. Baccaia. Per me è Baccaia, sì, è quello più distante. Dal punto di vista temporale l'eccezione è questo delitto. Però dimostra la determinazione di questo soggetto, che se può colpisce, e lo fa. E non si cura molto, sembrerebbe che non si curi molto del pericolo, perché qui siamo a 60 metri. Non è molto. Mi chiedo se in estate avrebbe compiuto lo stesso delitto qui. Non credo, perché questo d'estate è molto più trafficato. Però d'inverno, forse per lui è stato una buona... D'inverno, scusate. L'autunno è stata una buona occasione per lui. Sì, anche perché io sono andato in estate a fare un sopralluogo appunto alle Battoline, e c'era comunque molta gente che frequentava il luogo parcheggiando le macchine vicino al Torrente Marina, per esempio. Quindi questo va detto, che anche oggi ci sono dei giovani che frequentano, ne abbiamo parlato, abbiamo interloquito con loro, Francis si ricorderà quella sera, e proprio c'è stato... Ero presente anch'io, sì. Sì, ho sì, tutto sì, registrato. Sì. Ah, ok, la perfetto. Qui infatti era, credo fosse d'estate, e mi aveva fatto una bella impressione, no? Non riuscivo a capire che questo era il luogo dove era venuto l'omicidio, perché c'erano persone che passeggiavano, anziani, biciclette, gente che correva, sì, quindi era un posto veramente affollato, e pensavo di aver sbagliato posto, e se non che poi mi ha proprio questo. Volevo chiedere ad Alessio invece, in questo delitto abbiamo anche delle abbiamo anche alcuni altri misteri che sono legati alla figura di Susanna e Stefano, in particolare Susanna, con delle telefonate. Che cosa possiamo dire, cioè, su questo? È uno dei delitti su cui abbiamo elucubrato di più sulle telefonate. Sì, più che altro c'è stata una preparazione da parte dell'assassino, anche pedinamenti verso Susanna, per esempio, che uno è certo, in quanto è stato raccontato dalla madre, quindi, che mentre erano in macchina insieme, Susanna aveva fatto capire che c'era una macchina che comunque era dietro di lei, ed era successo già altre volte. Poi ci sono altri misteri, però riguardano anche Stefano, perché c'è stata una strana telefonata avvenuta proprio la sera del delitto, da parte di un geometra, che però non si è mai capito chi fosse, non è mai stata fatta chiarezza su questo. Quindi io la interpreto così, a me potrebbe sembrare che l'assassino volesse capire se i ragazzi erano a Calenzano quella sera, a casa di Stefano, così da capire quali potessero essere i loro piani per la serata. Quindi, capendo che loro erano a casa di Stefano e tenendo conto il giorno dopo era comunque un festivo, poteva starci il fatto che i due poi uscissero e poi eventualmente anche si isolassero in qualche modo. Certo. Posso fare 3 domande, visto che è preparatissimo? Vai, vai, Emanuele, certo. È vero che Stefano Baldi aveva studiato medicina? Sì, è vero. Poi ha dovuto interrompere gli studi perché purtroppo era morto il padre, per non gravare sulle tasche della mamma, che lui appunto era figlio unico, ha dovuto interrompere e cercare lavoro. E dove ha trovato lavoro? In un lanificio, sì. Me lo suggeriscono, ma me lo ricordo, non il nome. A Baiano, sì, comunque, in provincia di Pra. All'epoca Baiano era sulla Briglia. È sulla Briglia che va verso la Calvana. Sì. Ma questo lanificio aveva qualcosa a che fare con il Reineke, con Salvatore Vinci, con Vigilanti?
quello è il carbonizzo di Raine, che è in località La Briglia, mentre invece il lanificio Stura dove lavorava Stefano è in località Vaiano, mentre nel carbonizzo di Raine, che è La Briglia, possibilmente, anche se la voce non mi risulta confermata, ci lavorava il cugino di Stefano, cioè Bruno Baldi. Ok. Per quello che sono dati non verificati. Certo, strano che su questa briglia, cioè su questa valle, dietro la valle, tutto questo movimento. Dietro, a poca distanza da Travalle, vivono, come ben sai, Salvatore Vinci, Rolf Reineke, Giampiero Vigilanti, eccetera. Allora, domanda per Francis, ma su questa briglia, o meglio, da questa briglia, per caso ci passa anche la storia di un famoso sequestro degli anni Ottanta? Più di uno, Emanuele, in particolare i delitti Baldassini e Pierozzi, che sono avvenuti in zona Calenzano e Gonfienti, a un chilometro da qui, poi i nascondigli hanno interessato la Calvana, e assolutamente sì. Il rapimento Ciaschi. Sequestro Ciaschi, la Strassigna e il rapimento, e la prigionia in queste zone. Con una macchina con portapacchi e sci. Bravo Emanuele, che citi dei tanti sequestri in questa zona, citi quello che accade proprio a fine 81, quindi hai citato il sequestro più vicino al delitto di Calenzano, che, la cui prigionia si svolge proprio qua sopra, nella Calvana. È strano questa cosa. Abbiamo la Strassigna, il sequestro. Il mondo sardo interseca la vicenda del mostro. Molti sequestri sardi vengono fatti a Montespertoli, a San Casciano, e poi certo, quelli di Calenzano. Gonfienti e Calenzano sono qui, due sequestri del 75, due in un anno qua a Calenzano, Baldassini e Pierozzi, peraltro Pierozzi è il nonno di un mio carissimo amico. Ma questa era la banda di Sale o di Farina? Bravo, non riesco a distinguerle, fu Fleury a dire che non possiamo determinare, perché queste bande non fanno riferimento a una singola organizzazione, ma sembra che si sciolgono e si ricompongono per ogni sequestro, quindi è una staffetta, c'è un gruppo di persone legate, però le bande dei sequestri si... vedo che sei ben conscio, io ancora non l'ho capita. Comunque sì, Sale e Farina sono riconosciuti responsabili per Ciaschi, Farina, Sale per Kronzucker e altri, De Saion. Molto interessante, molto pochi lo studiano, vedo che lo conosci, Emanuele. Ma ho sentito così dei chiacchiericci in qualche corridoio ogni tanto. È un scenario, è un contesto molto importante, perché è prima del mostro e nei posti del mostro, è molto importante saperlo. Sì, sì. Ma faccio una domanda piccante. Ma non è che per caso il meccanico da cui Francesco Vinci lascia la Lambretta nel 68 arrivava da lassù? Lo sai che non lo so, questo è un dato che ignoro, mi sarebbe tipo prezioso. Tipo da Cantagallo? Luca, magari chiediamolo a Luca. Chiediamolo a Luca, magari lo sa. Luca Scurfio. È una domanda Luca. Difficile però, perché è una domanda non Emanuele, ripeti la domanda per favore per Luca, grazie. La domanda un po' sibillina era: ma il meccanico da cui apparentemente Francesco Vinci lascia la sua Lambretta a riparare durante il delitto del 68, mica era originario per puro caso della Calvana, tipo di Cantagallo? Si è tolto la maschera e poi guarda che domande sono. Non ho la più pallida idea, però è un dato che se è saputo sarebbe utile. Potrebbe essere, ma scusa, mi fai la domanda ma sai la risposta. Uno ci prova, no? Non fare il furbo, mi fa le domande, sa la risposta. Quindi era per capire se tu eri implicato con quelle storie. Ora, detta in questa maniera, sembrerebbe effettivamente potrebbe essere. No, sinceramente non ho idea, anche se ti devo dire che sicuramente era sardo anche lui. No. Comunque, sai, è tutta zona di ad alta densità, diciamo, di pastorizia sarda, quindi sicuramente la Calvana tutt'oggi, se ci vai, incontri di pastori sardi. Ora io, quindi magari Francesco Vinci poteva anche frequentare quelle zone lì. Ora però io il meccanico oggettivamente non te lo so davvero dire nella fattispecie se fosse originario di Cantagallo. Vabbè, allora te lo dico io, sì, era originario di Cantagallo. E però non è sulla Calvana. Dunque, Cantagallo... Questo detto io.
non è sull'alba. Cantagallo è l'ultima frazione di Vernio. Ma dalla, no, fa comune per conto suo ed è all'epoca viene comprato, però sta sulla parte di là verso Subiano, insomma dalla parte di là sull'Appennino che dà verso Subiano. Diciamo che noi, fra noi e Vernio c'è la Calvana e Cantagallo sta ancora più là. Certo, all'epoca era frazione, oggi è comune indipendente. Beh, sì, ora io questo non te lo so dire, chiaramente sono cambiate tutte le amministrazioni, comprese le province, Prato non faceva manco provincia, quindi certo. Questo non te lo so dire. Ma non penso, quando è che lo fate provincia? Quando fu? Che cosa è che facciamo provincia? Empoli. Ah, Empoli! Un po' troppe, no? Ma Speranti no, adesso stanno eliminando tutte le province, vediamo, ne viene fuori una nuova, sarebbe veramente controproducente, insomma. Poi provincia di Empoli, chi gli viene? Boh, non lo so, sì. Come Targa, e PM, ma... sì, PM non credo ci sia. Non c'è nulla. Ah. Comunque Cantagallo, zona abbastanza sperduta, e io ci andavo anche a pescare, ti dirò, molto bella, da questo punto di vista, però un po' sperdutella, insomma, da... La zona di partigiani, zona di guerra, zona di depositi di armi. Ho voglia, tra l'altro se ci andate oggi con un metal detector, credo che vengano fuori ancora. C'è a Vernio, c'è il museo della linea gotica. Ora non so proprio la linea gotica se era proprio qui, esattamente un pochino più su, però qui chiaramente i tedeschi fecero, diciamo, sì, barriera. Fecero barriera in molti episodi, uno tra cui insomma scontri a fuoco anche proprio sulla Calvana, certo. In località non mi ricordo, ma insomma sì questa è zona di guerra, certo. Combattuta. Ma adesso che avete Luca, adesso che hai nominato il metal detector, è vero che sì. Il duo GF nei primi anni 70 trovò 4 monete a Calenzano? Chi? Il duo GF. Non devi spoilerare, questo è materiale inedito e succoso che ho. Loro non sanno, sono innocenti, non si occupano di ecco. Ok. Io ho capito però. Emanuele registra tutto quello che gli dici. È vero, stai in campana, verranno fuori queste cose. Monete di che? Monete di età ottoniana. Monete preziose antiche, diciamo. Ho capito. Dei numismatici, quindi. Vabbè, però inizia con la numismatica e finisce con un francobollo. Il castello di Bollo. Sì. No, dai, ragazzi, anche francobolli ora no. Il castello di Bollo. Allora io vi ringrazio del tempo, vi auguro buona fortuna, guardatevi le spalle perché abbiamo capito che quella è zona da proteggere le terga e comando. Siccome all'inizio voi avete fatto un saluto ad Angelo, glielo facciamo anche noi. Certo. Ciao Angelo. Zona di Angelo. Angelo, questa è proprio zona di Angelo. Ti aspettiamo, mi raccomando. Ciao Angelo e ciao ragazzi. Ciao a tutti e grazie ancora per questo collegamento che così ha dato, con il quale abbiamo ricordato Stefano e Susanna. Ciao. Ciao Fabio, ciao Alessio, ciao Luca, ciao Matteo, ciao Kasia, ciao Francis. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti Alessio, anche dalla radio. Certo. Ciao ragazzacci. Fate i bravi. E un saluto ancora a Stefano e Susanna. E occhi alle spalle. Ecco. Bravo Daniele, è sempre bene ripeterlo, perché da quelle parti... Emanuele! Diciamo che Calenzano c'è un po' di tutto un po', va? Certo. Ritorniamo, D'altronde è Calenzano. Appunto. Ok, potete riattivare le webcam in modo che così possiamo tornare online. Visibili. Okay, perfetto. Siamo tornati. Salutiamo l'esterna 1 di Florence. L'esterna 1 è ancora online? No, l'esterna? È rimasta ghiacciata, ok, perciò ha sganciato.
Ok, ragazzi, a voi. Igor, ci sei ancora? Sei ancora tra noi? Sono qui, ho seguito con molto interesse. Hai visto quanta gente ancora dopo sì. 39 anni? Ecco, è un segnale che i diritti... Igor non lo vedo, diciamo, se riaccende la cam... Meritano sempre attenzione. Quindi... Beh, certo. Beh, certo. Igor, perché... riaccendi la cam, sei grigio. Sono grigio. No, è acceso. Io non lo vedo. Forse c'è un ritardo. Ah, ok. Da parte mia sicuramente. Sapresti darmi da parte mia. Allora, sono le 22:56. Il collegamento con Calenzano è durato una ventina di minuti, 25 minuti. Quindi adesso recuperiamo bene tutto quello che stiamo dicendo. Eravamo rimasti al collegamento che Igor aveva fatto tra scuratella e la reticenza delle testimonianze di chi parla in certe situazioni, ma in particolare eravamo rimasti a quella famosa, io mi ero molto, come dire, incuriosito a quel discorso della griglia che stavi facendo. Quello è veramente molto interessante, attraverso la quale potrebbe essere stato gettato qualsiasi oggetto che cade dritto verticalmente rispetto al famoso terzo piano. Quindi torniamo su Via Poma. Sulla chat segnaliamo che stiamo tornando su Via Poma. Igor, ti do la parola, scusami. Sì, siamo adesso praticamente sul pianerottolo del terzo piano. E questo che è visibile è il pulsante di sicurezza dell'ascensore, e sopra questo pulsante la griglia è un po' più bassa. E quindi è possibile molto tranquillamente gettare qualcosa di sotto, cioè nella parte, diciamo, del pozzo, no? Certo. Dell'ascensore. E come faceva notare Emanuele prima del collegamento con Calenzano, questa zona, cioè questa parte laterale dell'ascensore, corrisponde al luogo, ecco qui, no? Dove c'è questa strusciata, no? Non si può chiamare in un altro modo, è una striatura che però è stata sicuramente causata da qualcosa che è stato afferrato, spostato e tirato verso la grata per essere recuperato. Qualcosa che magari era umido, bagnato, o probabilmente comunque era costituito da un qualcosa di stoffa, ecco, insomma, no? Era stoffa, non sappiamo bene che cosa potesse essere. Tu hai delle ipotesi precise che vorresti proporre in questo momento? Ma no, perché diciamo entrare in una fase di interpretazione, certo, in questo momento secondo me non sarebbe nemmeno corretto. Io credo che questa traccia e anche quella di sangue che è stata ritrovata, e sappiamo che è sangue, Emanuele ha detto che probabilmente si tratta di sangue di gruppo B, si tratta probabilmente perché però abbiamo comunque il profilo genetico, probabilmente proprio legato appunto al modo con il quale è stata fatta la perizia. Comunque al di là di questo, no, noi abbiamo di fronte una storia. Ecco, dobbiamo capire se questa storia ha un collegamento con la vicenda di Simonetta, e potrebbe averlo, no? L'abbiamo dimostrato che potrebbe averlo.
Ecco, io credo che sia importante adesso, diciamo, passare... Quindi seguire la strada, giusto? Seguire la strada. E adesso... Dove andiamo adesso? Andiamo nella Guardiola. Nella Guardiola. Ecco, nella Guardiola, cioè dove appunto passavano il loro tempo, o avrebbero dovuto passare il loro tempo, i due portieri, diciamo, della scala B, comunque che avevano proprio nella scala B l'abitazione. Io immagino che tra breve potremo vedere dove abitava Pietrino Vanacore. Naturalmente ci fermiamo nella porta d'ingresso, non entriamo nell'abitazione, perché non sarebbe il caso. E ecco, intanto qui abbiamo una prima immagine. Mai viste queste immagini, giusto Igor? Mai viste, queste vengono mostrate per la prima volta, poi io le pubblicherò comunque nel mio blog. Ma scusa, ma neanche i giudici le hanno viste? I giudici non le hanno viste, le deve aver viste certamente il pubblico ministero, certamente le ha viste Catalani. Io presumo che le abbia viste anche Cavallone, presumo che le abbia viste anche Ilaria Calò. Non le hanno viste gli avvocati. I giudici non penso proprio che le abbiano viste. Allora, perché questa foto, oltre al fatto che sia inedita, può essere interessante, Igor? Ma questa foto è estremamente interessante perché intanto ci fa capire qual era la posizione, no? Noi abbiamo un episodio, no, che accade intorno alle 16. Arriva un ragazzo che viene descritto dal colonnello Danese, esatto. E questo ragazzo probabilmente, quindi qualcuno è entrato, no, viene visto entrare nella palazzina B. Ecco, la posizione della scrivania ci dice che se chi era seduto lì magari, no, non prestava particolare attenzione, sulla destra è visibile, no, il vetro attraverso il quale si può guardare l'androne, ecco, certamente non l'avrebbe visto passare. Questa è la mia personalissima impressione. È vero. Dopodiché questa foto è stata scattata perché su un lato della scrivania, quello che non è visibile, viene ritrovata una traccia che appunto sembrerebbe ematica. Anche qui. Che però appunto non risulta essere appunto sangue, almeno nelle analisi che poi ne vengono fatte. Quindi queste foto sono state scattate in relazione a questa traccia e in relazione a quella che viene definita ecco, questa è, adesso non si vede perché la foto adesso arriva, dove c'è il punto B. Io vedo una foto con il punto B. Sì, ma probabilmente non riusciamo a vederla tutta, quindi manca forse l'elemento fondamentale. Questa foto qui invece è un'immagine sempre della Guardiola, però vista dal lato opposto, no? E com'è possibile vedere un controcampo? Com'è possibile vedere sulla destra c'è una balaustra, oltre la balaustra ci sono delle scale che, esatto, scendono. Esatto. Ecco, in fondo a quelle scale, che adesso, eccole qua, che adesso tutti possono vedere, ci sono due porte.
Una è quella a sinistra, l'ingresso dell'abitazione di Pietrino Vanacore, e poi c'è una porta più bassa che immette appunto in un sottoscala. Ma il dato importante non è tanto questo, quanto un altro elemento, ovvero sopra questa porticina più bassa è stata praticata quella che viene definita appunto dai fotosegnalatori della Polizia di Stato una escavazione. Cioè qualcuno ha escavato l'intonaco, cioè ha asportato, ecco qua, ecco, se restiamo adesso fermi per un po', no, su questa immagine, noi possiamo vedere questa zona si trova sopra la porticina più bassa, quindi scendendo le scale che abbiamo visto prima, si trova a destra. Che cosa accade? Accade che verso la metà di settembre, quindi la situazione qual è? La situazione è Vanacore che sta a Regina Coeli. Eh sì. No? Un mese dopo, quindi circa. Verrà, diciamo, no, che è appena uscito da Regina Coeli. Cioè ci troviamo ai primi di settembre, quindi intorno al 9 settembre, 9-10 settembre, quindi Vanacore è appena uscito da Regina Coeli. Bene, allora due giornalisti del settimanale Visto vogliono fare un'intervista e naturalmente contattano Vanacore, si mettono d'accordo e vanno lì e iniziano a fargli l'intervista. Mentre parlano con lui, dietro, diciamo, proprio sotto la guardiola, no? Quindi loro così dicono, addosso al muro, no? Notano due macchie che, secondo loro, potrebbero essere sangue. Invece di avvertire la polizia, no? Di questa cosa che appunto hanno notato, sono Luigi Corvi e Mario Pelosi, si chiamano così i due giornalisti. Avvertono il magistrato. Non avvertono il magistrato e nemmeno la PS, la squadra mobile. Chi avvertono? Avvertono l'avvocato di Pietrino Vanacore, De Vita. Eh beh, certo. È scomparso da qualche tempo. Quindi io ho il modo di parlare con lui proprio di questa cosa durante il processo Busco. Bene, naturalmente dopo un giorno, no? I due giornalisti sentono finalmente la necessità di comunicare al capo della mobile, quindi parlano con Nicola Cavaliere e gli dicono: guarda che noi abbiamo visto due macchie che potrebbero essere di sangue. Partono le volanti, arrivano lì e appunto che cosa trovano? Niente. Un buco, no? C'è niente. Al posto delle due macchie, no? C'è una escavazione. Cioè quindi praticamente, no? Sono stati asportati due pezzetti di intonaco, si vede abbastanza bene. Grattata via come? Sì, sono stati grattati, ma in modo molto preciso, molto scientifico direi. Certo. E quindi sono scomparsi, non ci sono più. Questa è la storia, diciamo, di questa fotografia, no? Poi naturalmente si fa il sopralluogo e quindi vengono scattate le immagini al cratere che abbiamo visto, e a Cavaliere no, dico al cratere vengono scattate le immagini che testimoniano che lì qualcosa praticamente è stato
portato via, è stato asportato. Impressionante. E quindi vabbè, diciamo anche ipotizzare come mai sia successo, chi l'abbia fatto. Sì. Però ecco, è importante secondo me che queste foto vengano viste, vengano, perché se non, cioè a raccontare la storia non ce se ne rende conto, no? Cioè è difficile rendersi conto di quello che è accaduto, mentre invece guardando le immagini si percepisce immediatamente che lì qualcuno, non sappiamo chi, ha grattato via due pezzettini di intonaco. Ma sembra che in ogni punto di quel condominio, di quella scala, in ogni punto ci sia qualcosa che è successo e che racconta storie anche apparentemente contraddittorie che devono essere tutte ricostruite. È incredibile come se tu vai da una parte, poi in realtà poi finisci lì e non ti aspetti di finire lì. Quindi è come una specie di caccia al tesoro che ti porta sempre nel posto sbagliato. Esatto. Quando fai una ricerca. Esatto. Ecco, quello che deve essere fatto, a mio avviso, io l'ho scritto sul forum storico di Via Po, ma l'ho scritto varie volte su Facebook, l'ho detto numerose volte. Ecco, quello che va fatto è che tutto questo deve essere riesaminato, riletto, no? E possibilmente non dimenticato, no? Come invece è accaduto, perché adesso dei due giornalisti si è parlato anche durante il processo, ma di numerose altre cose che noi abbiamo visto e delle quali noi abbiamo discusso, che abbiamo parlato, no? In queste settimane, in questi mesi, sono scomparse, no? Non se ne è saputo più niente, addirittura il sangue di gruppo A ritrovato sul lato interno della porta e sul telefono non è stato ammesso come prova, no? Quindi al processo Busco. E certo, bene. Da zero. Allora, per concludere, no, questa cosa, questa puntata della Notte del Mistero, che è nella quale appunto c'è stato il collegamento bellissimo, tra l'altro molto suggestivo, con Calenzano, ma abbiamo anche visto foto inedite, foto che fino a questo momento pochissime persone avevano avuto modo di vedere. Io le pubblicherò sul mio blog, che è igorpatruno.com, no? Hai fatto bene a dirlo. Fra l'altro, chi vuole, no, può andare fin da ora, no, a vedere anche le foto che abbiamo, delle quali abbiamo parlato prima, che io ho pubblicato sul blog igorpatruno.com, per far sì che, no, siano a disposizione di chi vuole approfondire, no? Di chi magari riesce a cogliere e a vedere qualcosa che fino a questo momento magari non è stato visto, un po' come abbiamo fatto e stiamo facendo noi, no? Con te, con Valerio, con Emanuele. Ecco, adesso vorrei invece mostrare delle immagini che io trovo particolarmente suggestive, sono tre o quattro, che riguardano, diciamo, l'ultimo sopralluogo che viene fatto, diciamo, con corredo fotografico. Quindi andiamo dalla guardiola, ci spostiamo? Dalla guardiola rientriamo dentro l'appartamento. Rientriamo dentro l'appartamento e siamo al 28 settembre del 1990. Quasi due mesi dopo l'omicidio. Quasi due mesi dopo l'omicidio. Praticamente arriva una segnalazione da Via Poma, si dice, cioè dall'AIAG, si dice che su un termosifone della stanza numero 1, quindi
nella stanza dove è stato ritrovato il corpo di Simonetta Cesaroni, ci sono delle macchie. Ecco, adesso noi abbiamo qui appunto una inquadratura presa appunto dalla parte della finestra della stanza numero 1. È una foto storica perché si vedono le sigarette di Corrado Carboni, si vede la sua giacca. È vero? No, si vedono le carte che sono disposte sulla scrivania, ma soprattutto lì in fondo, sul tavolo delle riunioni, si vede quel raccoglitore dentro il quale ci sono i fogli, diciamo, presenza, no? È il raccoglitore che contiene, diciamo, i fogli presenza che ogni giorno gli impiegati di Via Poma erano tenuti a firmare. Ma non Simonetta, ricordiamo questo. Ma non Simonetta, perché Simonetta non solo, diciamo, lavorava in nero, certo, no? Ma questo magari, diciamo, quelli di Via Poma non erano tenuti a saperlo, no? Nel senso che lavorava in nero per la società di Volponi e Bizocchi, che saranno condannati per questo, questo va spiegato, no? Il giudice del lavoro li ha condannati e hanno dovuto risarcire la famiglia. Ecco, quello che vedete in fondo, proprio un po' al centro della foto, invece è il termosifone. Sì. Quindi noi siamo più di un mese dopo, diciamo un mese e 20 giorni dopo, dentro la stanza dove è stata ritrovata Simonetta. Si vede la scrivania, c'è una ripresa anche dalla porta, l'ha fatta vedere un attimo prima Emanuele, e adesso forse possiamo vedere le due macchie, le due, diciamo, eccola qui, questa anche, è una. Anche importanti, direi, come dimensioni. Sì, questa è una, e poi ce n'è un'altra. E su questa credo che Emanuele abbia qualcosa, ce n'è una all'interno, no? All'interno dei due moduli del termosifone di Ghisa. Ora, noi sappiamo che le perizie hanno detto che non si tratta di sostanza ematica, ma in realtà non è stato nemmeno definito di che tipo di sostanza si tratta. Quindi diciamo che era passato del tempo e che è stato impossibile stabilire di cosa si tratta. Si dice probabilmente ruggine. Ecco, però, insomma, sì. Soprattutto la macchia sì, a sinistra, dici. A sinistra non sembra proprio ruggine. Forse sembra ruggine quella, diciamo, all'interno, no, dei due moduli. Comunque ci tenevo a che queste immagini, appunto, non viste, no, fossero invece mostrate a chi ci sta seguendo e poi a tutti quelli che vedranno, appunto, la notte del mistero, diciamo, indifferita. Certo. Senti, ma queste due tipologie di macchie così diverse tra loro, tra l'altro, una molto compatta e l'altra invece come delle gocce, sono apparentemente, cioè, dello stesso tipo, cioè risalenti ad una stessa tipologia? Possibile dirlo questo? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, io so solo che vengono definite ruggine. Però quella che si trova a sinistra, tutto sembra meno che ruggine. Ecco, ragazzi, poi... Igor, scusa, abbiamo una chiamata, vediamo se c'è ancora. Sì? Pronto? Pronto? Sì, chi è? Sono Luca. Prego, Luca. Buonasera a tutti.
Ciao Luca, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao, scusate il disturbo e se magari le domande vanno un po' fuori argomento. Avevo solo qualche considerazione così, magari futile o non so se sono un grande... Prego, prego, fai pure, fai pure. Ecco, una riguardavano proprio le tracce di sangue magari. Visto che comunque da quello che si è sempre detto la vittima ha perso molto sangue nel per quello che è successo nel delitto, cioè è possibile che l'assassino, cioè anche lui ovviamente si sia macchiato in maniera importante di questo sangue, quindi non solo magari che si sia disperso per la stanza, per il terreno, ma anche su di lui, visto che si è dovuto comunque piegare su di lei per fare quello che ha fatto. E magari proprio che potesse essere anche vistosamente sporco, come è potuto passare inosservato al di fuori anche del palazzo una volta uscito, quindi aveva ripulito anche se stesso magari in quel momento, cioè se magari si era organizzato anche per fare questo. E poi un'altra domanda riguardava una considerazione sulla data del delitto, magari anche questa non significa niente, però volevo chiedere se secondo voi, cioè il fatto che questa ragazza sia stata tra virgolette attaccata proprio in una data così a ridosso delle ferie, che tecnicamente doveva già avere, magari non doveva più andare a lavorare, cioè anche questo potrebbe significare che magari l'assassino si è studiato ancora di più questo momento per, tra virgolette, prenderla ancora di più la sprovvista e in una condizione in cui magari sia l'edificio, che poteva essere mezzo vuoto se non quasi totalmente deserto, come poi era, e poi anche nell'ufficio dove lavorava era più sicuro che non ci fosse nessuno, perché in quella data lì non lavorava quasi nessuno e sembra quasi che sapesse che lei comunque avrebbe fatto un giorno in più, se non avevo capito male comunque lei doveva aver già smesso, quindi rischiava anche di non trovarla più, quindi probabilmente era proprio convinto di trovarla, oppure è stato semplicemente una cosa fortuita. E poi un'altra cosa sul tagliacarte, io non ho mai visto le foto dell'ipotetico tagliacarte che tecnicamente è stato usato per compiere l'atto. Cioè il tagliacarte io l'ho visti sempre non particolarmente resistenti, quindi compiere un omicidio del genere colpendo così tante volte con un'arma così, poi basta semplicemente pulirla per non far vedere che sia stata commessa per fare un atto del genere, io non lo so perché non ho mai visto neanche direttamente questa cosa, quindi non lo so. Quindi queste erano delle considerazioni che giravo a voi con questa chiamata, insomma. Beh, grazie. Luca, grazie. Luca, grazie. Tra l'altro vengono poi altre domande anche dalla chat, sono tantissime, magari ce ne teniamo un po' per le risposte per la prossima puntata, perché siamo a 6 minuti dalla chiusura. Quindi però Igor, direi che alcune risposte le possiamo provare a dare. Beh, intanto però vorrei dare una questione relativa proprio alla chat, no? Dove si sta parlando del videotel. Ah, certo, quindi andiamo direttamente da lì. Va bene. Sì. Beh, per me è importante dire una cosa e invito tutti a farci una riflessione sopra, no? La questione del videotel viene fuori in un momento storico rispetto appunto alla storia delle indagini, alla storia diciamo giudiziaria del caso, molto particolare. Io credo, lo dico pubblicamente, no? Perché così deve essere, che la vicenda del videotel sia un tentativo di depistaggio. Io ho anche un'idea, no? Su chi l'ha messo su. Naturalmente non ho nessuna intenzione di dirlo pubblicamente, ma
a mio avviso è un depistaggio. Chiunque vuole approfondire può farlo, perché seguendo le tracce che sono reperibili anche sulla rete, no? Tenendo presente che conosciamo il nome di chi ha raccontato la vicenda del Videotel, no? Cercando di capire chi è questo personaggio, ecco, forse si riesce ad arrivare alla medesima conclusione alla quale sono arrivato io. Le domande fatte da Luca sono molto interessanti e da sole richiederebbero praticamente mezza trasmissione. Per cui certamente le terremo presenti, perché ecco, appunto, oramai abbiamo quasi terminato, diciamo, la disamina della scena del crimine, per cui poi avremo comunque, e questo lo ricordiamo, visto che in questo momento c'è molta gente che ci sta ascoltando, sia su YouTube che sullo streaming della radio, ecco, tenete presente la data del 5 di novembre. Il 5 novembre è il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Simonetta Cesaroni, avrebbe compiuto 51 anni. Posso dire una cosa sulle macchie di sangue dopo? Sì, sì, e la radio che state ascoltando farà, diciamo, una lunga diretta, non stop, interamente e esclusivamente dedicata al delitto di Via Poma, magari con degli inserti, vedremo, che ci saranno certamente, anzi che già in qualche modo stanno arrivando. Ci state lavorando alacremente, mi pare di aver capito. Esatto, esatto. Quindi avremo modo di affrontare anche le tematiche che Luca ci ha posto, no? Io a Luca dico solo che certamente secondo me chi ha ucciso Simonetta, prima di farlo, ha studiato molto bene quello che accadeva in quell'ufficio. Ecco, ha studiato bene quello che accadeva in quell'ufficio. Ecco, dopodiché lui ha posto un problema, no? Problema serio. Il problema serio è che se sono stati ritrovati, no? E noi l'abbiamo dimostrato, perché abbiamo fatto vedere a tutti la foto, no? Schizzi di sangue sui cristalli dell'armadio che si trovava, che incombeva, insomma, in qualche modo, no? Sul pavimento, eccolo lì, no? Dove è stata ritrovata Simonetta. Sono stati ritrovati schizzi, sono stati fotografati, no? Anche se, diciamo, per tirarli fuori Roberto Falcinelli, che è un fotografo, ha dovuto, no, lavorare molto sulle immagini, no, per allargarle, per renderle, appunto, per far uscire fuori, no, lo schizzo. Bene, se gli schizzi sono arrivati fino là, forse probabilmente sono schizzi da brandeggio, non lo sappiamo, se ci sono tutte, diciamo, le gocciolature, beh, insomma, è assai probabile che chi ha ucciso, no, si sia sporcato di sangue proprio nel mentre uccideva, ed è assai probabile che chi ha ucciso ha anche perso sangue, perché poi sulla porta, quella porta lì che vedete adesso nelle immagini, appunto, proprio dietro Emanuele, insomma, è stato ritrovato sangue che è certamente, perché l'analisi è stata ripetuta per 5 volte, 2 volte da chi l'ha analizzata per primo, 3 volte dal gruppo di Fiori, cioè 2 volte dal gruppo Pollo Poesio e dalla Piccola, mentre invece è stata ripetuta 3 volte dal gruppo di Fiori,
che era un famosissimo ematologo, e ha dato sempre lo stesso risultato, cioè sangue di gruppo A. Ecco, allora la domanda era, no, come ha fatto? Se si era sporcato, se aveva tutto questo sangue? E beh, insomma, forse la risposta riuscite ad intuirla, no? Magari non è uscito dall'appartamento, cioè non è uscito dal palazzo, no? O chissà cosa. Ecco. Anche la via di fuga è un altro grande tema che... Esatto, dedicheremo, diciamo, una puntata alle vie di fuga, no? La prossima, molto probabilmente. La prossima, no? Certo. Finita la scena del crimine, cerchiamo di capire dove esatto. È finito, dove è andato. Dove è andato. Cosa c'entra quella griglia con la striatura, cioè, quindi tutte queste possibilità. E poi il 5 novembre speriamo di capire anche, no, il suo profilo. Esatto. Qualcosa di più del suo profilo, no? Ecco, il profilo dell'omicida di La Poma non è mai stato tentato. Cioè, io continuo a leggere anche sulla chat nomi o comunque nomi puntati, così come sul gruppo Facebook, così come sui forum, nomi che vengono fatti. Certo. No, sarà stato quello, sarà stato quell'altro. Io a tutti coloro che fanno nomi, no, faccio un invito. Prima di fare i nomi, cercate di capire, cioè, se volete cerchiamo di capirlo insieme, no? Il profilo, cioè chi è entrato lì dentro, chi poteva entrare, chi era, perché ha ucciso in quel modo? Io, Igor, ho un paragone scolastico. È come mettere un voto prima di compilare la griglia di valutazione. Bravo. Ecco, allora, il mio invito a tutti quelli che, diciamo, hanno fino a questo momento, no, si sono arrovellati, hanno lavorato anche molto seriamente, e poi alla fine, no, hanno tirato fuori, diciamo, nomi. Ecco, io dico, bene, prima di fare i nomi, prima di vedere chi è collocabile, in base a quel poco che sappiamo sulla scena del crimine, cerchiamo di capire chi poteva uccidere in quel modo. Cioè, cerchiamo di definirlo con un profilo. Ecco, e poi magari, no? Cerchiamo di collocare, che poi non è quello che dovremmo fare noi, no? In qualche modo lo stiamo facendo perché c'è in questo momento una lunga pausa della procura su questo delitto, addirittura ci sono personaggi che vanno in giro dicendo che non sarà mai risolto, e quindi è chiaro, no, che chi ha a cuore invece la storia di Simonetta, ma soprattutto chi ha a cuore quello che la storia di Simonetta rappresenta. Io non, certo, mi stancherò mai di ripeterlo. La banalità del male che prevale in maniera drammatica. Sì. Su, se volete, anche sull'ingenuità, no? Sulla fragilità. Ecco. So che Emanuele voleva chiedermi qualcosa, non so se abbiamo il tempo. Siamo in chiusura, 2 minuti, vai. 2 minuti veloci. Allora, volevo far osservare questa cosa, che all'interno dell'ufficio ci sono diversi oggetti che cambieranno di posto. In particolare ci sono 2 piante, questo lo possiamo dire, in stanza 1, che cambiano di posto. Sì. Una è questa. Qui è come fotografata al sopralluogo la notte del delitto, e invece quando vengono segnalate le macchie di sangue la troviamo cambiata di posto. Ora è pacifico che con la pianta in quella posizione, sì, sarebbe stato molto difficile, io non sono un esperto di bloodstain analysis, però ritengo
quasi impossibile che il sangue sia arrivato sul calorifero. Poi c'è un'altra pianta, sempre in stanza 1, che cambia di posto. Ora non ho sotto mano le foto, comunque quella che si trova sulla scrivania di Carboni. Allora, se queste piante cambiano di posto senza cadere a terra, senza che la terra esca dal vaso, sono figlie di una progettualità. Se gli intonaci all'interno dell'edificio, tranne in due piccoli punti, non sono sporchi, in un delitto così efferato con 29 coltellate, per i motivi che dicevano Igor e Luca, è ragionevole arrivare alle loro conclusioni. Di solito la cosa che noi andiamo a osservare sono gli intonaci, perché posso pulire agevolmente il sangue da una superficie impermeabile, come può essere un laccato, più difficilmente dall'intonaco. Direi che è praticamente impossibile, a meno di fare escavazioni. Va detto anche che la maggior parte degli impiegati dell'AIAG, nonostante mantengano un atteggiamento che a me non è piaciuto, comunque sono loro a segnalare la presenza di queste macchie. Questo è molto importante dirlo, sì, sono loro, sarà addirittura Pietrino Vanacore stesso, ad esempio, a segnalare diciamo una traccia ematica, una traccia verosimilmente ematica sulla griglia di protezione dell'ascensore. Certo. Quindi ci sono degli aspetti che apparentemente contrastano, ma che portano ovviamente nella direzione che o queste persone avevano a disposizione delle tracce ematiche che poi successivamente depongono lì per far pensare che, ma qui si entra veramente, siamo oltre. Oppure dobbiamo immaginare che queste persone fossero in buona sede, che ci hanno indicato delle tracce che se le avessero viste in qualche modo colpevoli o partecipi, avrebbero avuto tutta l'intenzione a nascondere. Esatto. E allora dobbiamo cercare altrove, ma non molto lontano, io credo. Ecco, e questa ricerca direi che sarà l'obiettivo della puntata del 29 ottobre, o quantomeno abbiamo già tantissimi temi che ci porteranno poi direttamente al 5 novembre, dove avremo una parte di diretta e una parte di contributi, e per la quale invitiamo tutti ad ascoltarci, a darci una mano e a intervenire, perché poi avremo anche un momento di microfono aperto, indubbiamente, con tutti gli ascoltatori. Bene, siamo arrivati alla fine, pertanto non resta a salutare. Sì. Allora, io ringrazio Emanuele Sant'Andrea e Igor Patruno per sempre il dottissimo contributo, dottissimo anche in merito a una vicenda che richiede tantissima analisi, e noi di analisi ne abbiamo fatto tantissima, e ringrazio anche gli ospiti che da Calenzano sono voluti intervenire per ricordare il delitto di Stefano Balti e Susanna Cambi. Gli scrivo boys. Vic, lasciami dire una cosa: domani alle 18 ci sarà la presentazione del mio libro, la faremo all'università e campus. Vista la situazione, sarà una presentazione che tutti potranno seguire, perché sarà visibile sui canali sia YouTube che Facebook dell'università. L'università mi è stata molto vicino, no? Fra l'altro sono andato varie volte a fare dei seminari nell'università e campus, e ci sarà un deputato della Repubblica, ecco. Bene. Poi che interverrà anche abbastanza, diciamo, pesantemente, no? Sul delitto e sul fatto che il delitto è rimasto irrisolto. E poi ci sarà un giornalista abbastanza, cioè, anzi molto noto, no? Perché ha lavorato per Chi l'ha visto, ha lavorato per svariate trasmissioni, diciamo sempre di nera, che è Pino Nazio, che mi intervisterà. Quindi
se volete seguire la presentazione del Il delitto di Via Poma 30 anni dopo, Armando Editore, beh, insomma, domani è una buona occasione. Tra l'altro è la prima presentazione che faccio, diciamo, a parte quella che ho fatto insieme a voi, che è stata lunghissima, è durata 11 puntate e sta ancora continuando. Non è più una presentazione, è proprio una parolusione. No, no, infatti, guarda, ne approfitto per ringraziare appunto chi non si vede mai o si vede solo raramente. Ogni tanto, appunto, diciamo ogni, no? Tanto. Che è appunto Daniele, e Riccardo. Daniele e Riccardo, sì. Grazie a tutti. Grazie. Buonanotte ragazzi e a settimana prossima. Grazie a tutti ragazzi, un saluto va anche ai ragazzi che hanno seguito la live chat su YouTube, quindi li ringraziamo, gli auguriamo anche a loro una buonanotte e vi auguriamo anche a voi cari ospiti, cari conduttori, conduttori insomma originali della puntata, una buonanotte, una buona continuazione. Salutiamo e mandiamo un abbraccio ovviamente anche ad Angelo Marotta. Di nuovo Angelo, assolutamente. Un salutone. E ci diamo appuntamento per giovedì prossimo, sempre alle 21.30, con La Notte del Mistero live, sempre live. E buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi. Grazie. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.